Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi andremo ad analizzare una delle problematiche più gravi che riguardano le batterie al piombo, ovvero la solfatazione. Che cos'è la solfatazione? Le batterie, ovvero le piastre di piombo, si ricoprono di uno strato di solfato di piombo. Questo impedisce il processo chimico e fisico della batteria, andando a creare questi microcristalli bianchi, biancastri, che impedendo il processo elettrolitico, quindi chimico-fisico, vanno a distruggere la batteria, ovvero impediscono che la corrente sia accumulata dalla stessa e che sia poi ceduta quando richiesta. Andremo in laboratorio a vedere alcune batterie solfatate, alcune soluzioni e alcune purtroppo irrimediabilmente rovinate, quindi da buttare. È una problematica questa che nel fotovoltaico, come nelle auto, è molto frequente e dipende da tanti fattori. Il primo fra tutti è l'abbandono della batteria nel deposito. A questo si somma la mancata costante carica ad alti livelli della batteria, perché ricordiamoci che le batterie al piombo devono essere sempre caricate, possibilmente ad ogni ciclo, alla massima potenza, cioè al massimo voltaggio. In questo modo si evita la solfatazione. Ma se le batterie vengono lasciate a motivo del fatto che ci sono diversi giorni di nuvole, una settimana, due, sempre a un basso livello, sotto i 12 volts, a questo punto lo strato di solfato comincia a riempire le piastre, degradandole. Vediamo quindi tutti i dettagli in laboratorio, seguitemi e iscrivetevi al canale. Qui vediamo i poli di una batteria completamente solfatata, ovvero identifica proprio il solfato di piombo che si è attaccato sulle piastre. Oggi vedremo come si procede alla desolfatazione per cercare di salvare la batteria. La prima cosa che vogliamo dire, la batteria si ricopre di solfato spesso anche perché ci vendono delle batterie cosiddette senza manutenzione, ovvero sigillate. Io in questo caso sono andato a togliere il coperchio, non è stato facile. E come vedete le batterie sono come le altre, semplicemente non hanno i tappi, sono sigillate da questa piastra di plastica e dentro c'è l'acido solforico con l'acqua distillata. Quindi alla fine questa è una batteria normalissima, chiusa, senza manutenzione, significa che la buttate prima. Quello che consiglio io, comprate sempre batterie per auto o fotovoltaico, se siete ancora sul piombo invece che essere passate alle litio, che abbiano i tappi per il rabbocco dell'acqua distillata, altrimenti le batterie si seccheranno nel tempo e non potrete andare ad aggiungere l'acqua distillata. Anche perché evaporando lentamente in quelle senza manutenzione aumenterà il livello di acido, cioè la densità, e questo sarà negativo per le piastre, in quanto quando la densità dell'acido è eccessiva si avrà la corrosione delle piastre stesse. La procedura è molto semplice, andate a controllare innanzitutto i livelli cella per cella del liquido aggiungendo dove manca acqua distillata. Quando avete ripristinato questo livello, andate a connettere un qualsiasi caricabatterie e vedrete che all'inizio il caricabatterie caricherà subito la batteria perché era solfatata. Lo riavvierete e pian piano vedrete che il caricabatterie andrà a modificare lo stato di carica. Adesso che la batteria è sotto carica da circa un'ora, noi vediamo questi parametri. Temperatura esterna 8 gradi. Batteria 14,4-14,5, amperaggio automatico 5,3. Ora, appena messa sotto carica, la batteria è salita subito a 15 volts, cioè alla massima carica, 15,2, e il caricabatterie automatico si è spento. Ripartendo diverse volte ha iniziato a introdurre corrente. Questo perché? Perché la batteria
era solfatata, non accettava più corrente perché i cristalli di solfato non hanno una funzione di assorbimento. Quella ce l'ha l'ossido delle piastre, ossido di piombo. E per quanto riguarda l'amperaggio, che adesso è 5,3, all'inizio era 1 ampere, ovvero al caricabatterie sembrava che mancasse poca corrente, ma in realtà erano le piastre che non accettavano più corrente. Quindi la sensazione che lui aveva è che fossero cariche, ma pian piano, partendo diverse volte, lui si accorge della situazione e comincia a fare l'inverso, ovvero scende il livello di voltaggio della batteria pian piano a quello reale, perché le piastre si ampliano, vedete adesso è a 13,9, prima era 14,4 e gli ampere salgono da 1, 2, adesso è 4,4, chiaramente ancora in maniera oscillante, prima era 5 perché le piastre si stanno ripristinando e lui non capisce in realtà perché non ha la stabilità di piastre sane, e quindi una si ripristina, l'altra si stacca un pezzo di solfato. Questa continua modifica fisica e chimica delle piastre obbliga il caricabatterie a muoversi, quindi avete una continua oscillazione, adesso ve la faccio vedere qui, che varia tra 14,4, 13, 15, 5,3 ampere, 4 ampere o 1 ampere. E finché questi due parametri di voltaggio e di amperaggio non si sono stabilizzati, a quel punto andremo a premere il tasto di desolfatazione. Cosa succederà? Che la corrente pulsante che entra nella batteria andrà a cercare, ovviamente non è garantito, a cercare di risolvere il problema della solfatazione. Noi vedremo le celle che da biancastre dovrebbero diventare scure, ovvero marroni, quelle delle piastre positive, e grigie, quelle delle piastre negative. Qui vedete abbiamo appena iniziato il processo, quindi vi sto solo spiegando, le celle sono completamente bianche, ancora solfatate. Quindi dovremo aspettare un po' di ore col pulsatore per vedere se la soluzione si risolve. Ho usato questa batteria che è veramente messa male, in quanto il voltaggio a riposo segnava 10,5, quindi direi che è bruciata. Vediamo cosa succederà alla fine di tutto il processo di completa carica e completa desolfatazione, se avremo ripristinato la batteria oppure no. Eccoci qui, dopo 3 ore di tentativi, vogliamo misurare il voltaggio, lo faremo in due fasi. Sganciamo e misuriamo il voltaggio immediatamente dopo la fine del processo di completa carica e 3 ore di desolfatazione, e poi lo misureremo ancora dopo qualche ora per vedere cosa è successo. Ovviamente, se i voltaggi non saranno stabili, ma scenderanno e scenderanno di molto, vuol dire che il tentativo di desolfatare non è andato a buon fine, in quanto le piastre sono oramai irrimediabilmente solfatate. Poggiamo sul polo positivo e vediamo che la batteria, dopo tutto il processo, è a 12,50. Quindi non è messa bene, in quanto dopo le ore di carica, le ore di desolfatazione, doveva trovarsi, per essere in buone condizioni, a 12,6, 12,7, 12,8, 12,4 in continua discesa. È una condizione negativa, vedete, 12,41, 42, 40. L'abbiamo appena staccata. A questo punto misuriamo il voltaggio dopo diverse ore che abbiamo staccato il caricabatterie. Siamo a 12,14. Quindi la batteria, diciamo, non è bruciata, ma nel giro di una giornata scenderebbe ancora a 10,5, 10,8, 11 volts, quindi non è più utilizzabile, soprattutto per le grandi correnti che necessitano il momento dell'accensione di un'auto.
o per un fotovoltaico dove l'inverter andrebbe ad assorbire nei momenti di picco tanta corrente, andrebbe in blocco. Andiamo ad attaccare due morsettini a una lampadina da 21 watt che non consuma tanto rispetto alla potenza originaria di questa batteria e andremo a vedere la discesa del voltaggio, se sarà lenta o rapida. Questo ci farà capire quanta corrente vi è all'interno di una batteria oramai solfatata. Andiamo ad attaccare i poli, positivo, negativo. Vediamo che la lampadina si accende, scende a 11,8, 11,7, 11,6. Quindi la corrente presente in questa batteria è veramente poco. Se con soli 21 watt stiamo andando a risucchiare la batteria, vuol dire che non avrà stabilità, non avrà tenuta. Vedete che è già scesa a 10 volts. Quindi all'istante, con la poca corrente che si era accumulata in ore di carica, è sparita. La corrente oscillante, vedete, 11,6, 10,5, ovvero le condizioni oramai sono irrecuperabili. Queste due batterie identiche sono state acquistate nello stesso periodo, solo che una, ovvero questa, è stata usata. Questa non è stata usata. Quindi la corrente di questo, ovvero il voltaggio, è sceso e cosa è successo? Che si è solfatata. Adesso vi farò vedere, nonostante questa sia stata usata ma costantemente caricata, non ha solfatazione rispetto a quest'altra. Difatti, dopo aver fatto una completa carica, dopo aver fatto un'ora di desolfatazione in entrambe, già possiamo identificare il colore del nostro verificatore. Di questa batteria è verde, che indica una buona salute. Invece quello di questa batteria è nero, vedete, che indica uno stato di usura avanzato. Quando questo dovesse diventare bianco, vuol dire che la batteria oramai è nelle condizioni di quella mostrata all'inizio, ovvero solfatata. Ecco il test. Dopo un giorno il tester misura ancora un voltaggio di 12,79, quindi direi che è in buonissime condizioni. Vediamo cosa succede al voltaggio della prima batteria, che è 12,76, quando attacchiamo una lampadina da 21 watt. Ecco che il voltaggio è sceso a 12,65, 64, 63 e abbiamo la lampadina accesa da 21 watt. Abbiamo attaccato una lampadina anche alla seconda batteria e vediamo che il voltaggio della seconda è 12,52. Quindi abbiamo una condizione di usura superiore, non grave perché mantiene comunque un voltaggio accettabile, però 12,50 rispetto alla prima batteria che manteneva 12,60 è sicuramente significativo. Ora, da questo esperimento capiamo diverse cose importanti. La batteria usata, acquistata nello stesso momento dell'altra, che invece non è stata usata, è più buona che non la seconda. Quindi non è solo una questione di quanto usiamo le batterie, ma anche di come le depositiamo, archiviamo, conserviamo. Questa è stata semplicemente messa lì e dopo un anno la tensione è scesa e le piastre si sono solfatate. L'efficienza è inferiore e dopo cicli e cicli di desolfatazione ancora non è arrivata, e penso che non arriverà mai, al livello di questa, che ha lo stesso periodo, un anno, ma è stata usata, caricata, curata, controllata. L'altra cosa che impariamo è questa, che le batterie sigillate in realtà sono batterie normali a quali viene tolta la possibilità di aggiungere acqua, quindi si solfatano, e quando arrivano a questo livello, ovvero molto usate,
e seccate, quindi aumenta il livello anche di densità dell'acido, nonostante ore e ore di desolfatazione non c'è nulla da fare. Quindi non andiamo a perdere tempo con batterie le cui piastre sono già solfatate, sono già bianche. Andremo veramente solo a consumare ulteriore corrente per cercare di ripristinarle. Abbiamo visto che la cosa invece è totalmente diversa per queste due, perché entrambe sono buone. Certo, questa è un po' più buona e più usata, questa è meno buona e meno usata. Quindi queste incongruenze comunque esistono nel mondo del fotovoltaico. In conclusione, ragazzi, se abbiamo batterie piccole o grandi, fotovoltaiche o per auto, sigillate o a piombo libero, non lasciamole mai sugli scaffali a marcire, ovvero a solfatare. Controlliamo sempre il livello del liquido aggiungendo acqua distillata, non acido, controllando lo stato di carica, aggiungendo corrente, ovvero a ciclo continuo ogni settimana o ogni mese, a seconda della tipologia di batteria. Dobbiamo controllare che il livello di voltaggio, ovvero di carica, sia totale, sia completo. E questo perché, e lo ricordo, le batterie al piombo hanno bisogno di una costante carica fino al massimo livello. Non possiamo lasciarle incustodite dove il voltaggio pian piano scende e la solfatazione avanza. Quindi ancora più dell'uso è importante il livello di carica. Ovviamente questo non vale per le batterie al litio, dove possiamo avere all'interno delle stesse poca carica o tanta carica o massima carica. Questo non influenzerà minimamente le condizioni future della batteria. Ecco perché pian piano col fotovoltaico ci stiamo spostando tutti sulle litio per non avere queste problematiche. Comunque ancora circolano tante batterie al piombo, gel, AGM, ermetiche. Tutte queste batterie, con questo video spero di essere stato chiaro, spero di essere stato utile. Iscrivetevi al canale. Al prossimo video, ragazzi.